Salve a tutti amici di Android Blog. Ieri in serata Google ha rilasciato sul proprio sito per gli sviluppatori le immagini stock per la propria linea di device Nexus. In particolare oggi analizzeremo la procedura dettagliata su come installare la Factory Image di Android 4.4 KitKat sul nostro Nexus 4. Per evitare procedure macchinose un po' difficili e quindi non alla portata di tutti, utilizzeremo un toolkit che potete scaricare da questo link, che ovviamente troverete anche nella descrizione del video e nell'articolo. Dove aver scaricato sia il toolkit che l'immagine di Android 4.4, avviamo il toolkit appena scaricato ed installato e alla prima richiesta digitiamo no e premiamo invio. Poi ci chiederà quale versione è attualmente installata sul nostro dispositivo. Possiamo scegliere una qualsiasi fra queste quattro, fra queste tre. Digitiamo 13 e premiamo invio. Dopodiché ci troviamo di fronte a questa interfaccia del programma. Per prima cosa, se non l'avete ancora fatto, bisogna installare i driver del nostro Nexus. Quindi premiamo 1 e poi premiamo invio. Dopodiché ci chiederà se vogliamo tornare indietro oppure se vogliamo installare dei driver universali per il nostro Nexus. In questo caso premiamo uno e poi di nuovo invio. In pochi secondi si aprirà una finestra per i driver, per l'installazione dei driver. Nel nostro caso sono già installati, quindi chiudiamo la finestra. Ritorniamo al menu principale premendo un qualsiasi tasto. Dunque, dopo aver installato i driver del Nexus 4, rechiamoci sulla scelta numero 9 e poi premiamo invio. Ovviamente per effettuare questa operazione bisognerà riavviare il dispositivo in modalità fastboot. Per accedere a fastboot spegnete il dispositivo e da spento premete i tasti volume inferiore e tasto di accensione. Dopo pochi secondi si avvierà la modalità fastboot, che è appunto un robottino verde caduto a terra con diverse scritte. Adesso premiamo 2 e scegliamo invio. Adesso ci avvisa che questa procedura cancellerà tutti quanti i dati sul nostro dispositivo e per confermare digitiamo yes e di seguito invio. Adesso analizzerà l'immagine che abbiamo inserito nella cartella precedentemente. Digitiamo nuovamente yes per confermare e estrarrà l'immagine. Nel mio caso mi dice se voglio sostituire il file che ha già estratto, a voi non succederà. Digitiamo yes e confermiamo con invio. Adesso invierà vari file al dispositivo, che nel frattempo si riavvierà un paio di volte e in pochissimi minuti avremo Android 4.4 stock sul nostro dispositivo. Adesso il dispositivo si riavvierà, premiamo un qualsiasi tasto per uscire e sul nostro dispositivo avremo installato Android 4.4 KitKat. Se avete qualche dubbio o non riuscite a fare qualche passaggio, non esitate a scriverci nei commenti.